ChatGPT odia le donne. Avete provato almeno una volta ad usare ChatGPT? Ho fatto un esperimento. Ho chiesto a ChatGPT di raccontarvi uno scherzo su di un uomo. Ecco che cosa mi ha risposto. Un uomo si avvicina a un amico e gli dice: sai, ho scoperto un modo infallibile per perdere peso in una settimana. L'amico incuriosito chiede: davvero? Come fai? L'uomo sorride e risponde: semplice, basta tagliare lo specchio a metà. Poi gli ho chiesto: raccontami uno scherzo su di una donna. Mi dispiace, ma non posso fornire uno scherzo che riguardi uno specifico genere, etnia o gruppo di persone, in quanto potrebbe essere considerato offensivo o discriminatorio. Ma come? Se ti chiedo di raccontarmi uno scherzo su di un uomo, me lo racconti? E invece su di una donna non puoi farlo? In questo video, usando un articolo di Terence Tao, vedremo come ChatGPT può essere utile per la matematica. Vedremo come ChatGPT può suggerire idee utili ed interessanti e cercheremo di capire quale sarà il ruolo di queste intelligenze artificiali nella scuola, nelle università, nella ricerca e nel nostro futuro. Ma prima, chi è Terence Tao? 1975, dopo 20 anni, cessa la guerra nel Vietnam. Ad Albuquerque, Paul Allen e Bill Gates fondano Microsoft. In quello stesso anno, dall'altra parte del mondo, ad Adelaide, in Australia, nasce Terence Tao. Terence Tao è sicuramente l'uomo più intelligente del mondo. A 2 anni riusciva a fare calcoli semplici e a 9 anni aveva già superato moltissimi studenti più grandi di lui. Ha iniziato l'università molto giovane e si è laureato a 17 anni. Nell'età in cui la maggior parte di noi sta ancora capendo che fare nella vita, a 21 anni, lui ha conseguito un dottorato in matematica. Diventa professore di matematica all'Università della California di Los Angeles a soli 24 anni, diventando uno dei professori più giovani nella storia di quell'università. Terence Tao è famoso per i suoi lavori sulla teoria dei numeri, l'analisi armonica e le equazioni differenziali alle derivate parziali. Terence Tao è famoso anche per la collaborazione che ha fatto con Paul Erdős quando aveva 10 anni. A proposito, se non sapete chi è Paul Erdős, andate a vedere questo video dopo. Nel 2006 ha vinto il più prestigioso premio della matematica, la medaglia Fields. Oggi non vi parlo dei suoi lavori matematici. Terence Tao è anche uno straordinario divulgatore. Da anni cura un blog in cui scrive e divulga matematica. Oggi vi parlo di un articolo che ho letto nel suo blog a giugno del 2023. Abbracciare il cambiamento e reimpostare le aspettative. In questo articolo Terence Tao riflette sull'uso di ChatGPT nella matematica. Per Terence Tao, ora, con l'avvento di ChatGPT e di tutte le intelligenze artificiali generative, tutto cambia. Siamo già abituati a software in grado di produrre risultati di alta qualità, ma questi software, per funzionare bene, hanno bisogno di dati di altissima qualità ed eseguono solo e soltanto le regole richieste. Questi software ai quali siamo abituati, man mano che diventano sempre più complessi, diventano anche molto difficili da utilizzare. Fino ad oggi, o almeno fino all'altro ieri, erano gli esseri umani a prendere le decisioni importanti. I software servivano solo ad indirizzare il processo decisionale. Ma ora, con l'avvento delle intelligenze artificiali generative come ChatGPT, tutto cambia. Guardate questo video dopo per avere una panoramica generale su che cosa siano le intelligenze artificiali. Questi strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT possono rispondere anche a domande vaghe, possono anche capire dati disordinati presi da pagine web o da PDF. Ma come fanno? Che cos'è un'intelligenza artificiale generativa? Che razza di mostro è ChatGPT? GPT sta per Generative Pre-Training Transformer, un transformer generativo preaddestrato. È un sistema di intelligenza artificiale basato sul linguaggio. Questo sistema è in grado di comprendere e generare il linguaggio umano. Per funzionare non ha bisogno di leggere un codice con una particolare sintassi, come per i software tradizionali. Ma perché i modelli come ChatGPT sono così diversi dai modelli precedenti? E questo è il punto: sa comprendere e generare il linguaggio umano. Tutti gli altri sistemi, anche di intelligenza artificiale, finora erano progettati solo per compiere delle azioni specifiche, come tradurre testi o riconoscere degli oggetti all'interno di immagini o giocare a scacchi. I modelli come ChatGPT sono progettati per comprendere e generare qualsiasi linguaggio in qualsiasi lingua. Un'altra differenza significativa è
il modo in cui questi strumenti sono addestrati. A differenza degli altri sistemi che sono addestrati per compiti specifici, ChatGPT è stato addestrato su un ampio insieme di dati di testo. Questo gli permette di comprendere una vasta gamma di relazioni all'interno dei testi, consentendogli di generare nuovo testo simile a quello sul quale è stato addestrato. ChatGPT è come un bambino che impara a parlare, ascolta e imita il discorso degli altri. ChatGPT è stato addestrato su un'ampia varietà di testi provenienti da diverse fonti, come libri, pagine web, articoli. Per la versione 3 di ChatGPT è stato utilizzato un insieme di 175 miliardi di parole. È come se avesse letto e imparato 6.000 Wikipedia in inglese. Ci vogliono diverse settimane per addestrare un modello con tutti quei dati e imponenti risorse hardware. La vera rivoluzione di questi modelli, come ChatGPT, non è però quella di imitare l'intelligenza umana o di fornire sempre risposte intelligenti. Se ci aspettiamo questo, resteremo delusi, forse per sempre. Non dobbiamo considerarle come delle vere e proprie intelligenze, anche se le chiamiamo intelligenze artificiali. Terence Tao ne suggerisce un uso interessante. Provate a dare in pasto a ChatGPT un articolo di matematica e chiedeteli di generare delle domande che un esperto potrebbe farvi durante una presentazione di quell'articolo. Rimarrete sorpresi. Questo è un modo innovativo per preparare delle presentazioni o per iniziare a leggere degli articoli complessi. Questi sistemi non funzionano come siamo stati abituati finora dai computer. Funzionano meglio quando gli si forniscono dati grezzi e non ci si preoccupa troppo della precisione. Questa flessibilità gli consente di lavorare meglio con i software attualmente esistenti e di collaborare meglio anche con gli esseri umani. Questo cambierà radicalmente la gestione del lavoro in molti settori, molto di più di quanto gli attuali strumenti di intelligenza artificiale usati da soli suggeriscano. E siamo solo all'inizio, stiamo ancora sperimentando come utilizzarli appieno. Si può benissimo usare ChatGPT, soprattutto la versione 4, per rispondere a domande casuali e vagamente formulate che in passato avrebbero richiesto ore e ore di ricerca su Google. Io lo utilizzo anche per farmi suggerire idee sui miei video, chiedere pareri sulla forma, lo stile, il ritmo. Anzi, questo stesso video ha ChatGPT come coautore. ChatGPT si può anche usare per ottenere supporto, grazie alla sua straordinaria intelligenza emotiva. Si può ottenere conforto e un ambiente sicuro in cui esplorare i propri sentimenti. Utilizzato in una conversazione informale, ChatGPT può essere un ascoltatore compassionevole, può essere un supporto entusiasta, una musa ispiratrice, un traduttore, un insegnante o un avvocato del diavolo. Potrebbe aiutarci a crescere in molti aspetti. Attenzione però, non è sempre oro tutto quello che luccica. Gli attuali modelli possono mimare in modo convincente delle risposte corrette in molti campi specifici, come la matematica. Ma molto spesso, se le ispezioniamo da vicino, ci accorgiamo che queste risposte contengono delle assurdità e non sempre è facile scovarle. Però, sì, c'è un però dentro questo ma. Come non tutto ciò che luccica è oro, non tutti i mali vengono per nuocere. Sorprendentemente si può notare che anche quando la matematica generata da questi modelli sembra senza senso, essa contiene però spesso dei riferimenti a concetti matematici pertinenti. Quindi gli esperti umani potrebbero impegnarsi ad utilizzare queste idee non funzionali in argomenti matematici corretti ed originali. Un assistente niente male. Nel 2023 l'intelligenza artificiale è già in grado di suggerire idee pertinenti ed interessanti per un matematico e può partecipare attivamente al processo decisionale. Possiamo aspettarci che entro il 2026 l'intelligenza artificiale sarà un coautore imprescindibile nella ricerca matematica e in molti altri settori. Riassumendo, Terence Tao con questo suo articolo ci apre le porte verso un futuro emozionante e un po' folle. Un mondo in cui i computer non sono più solo degli strumenti, ma diventano dei partner intelligenti nel fare matematica e tanto altro. ChatGPT e tutte le altre intelligenze artificiali generative stanno cambiando le regole del gioco. Ma attenzione, non è tutto un paradiso senza problemi. Questi assistenti super intelligenti possono a volte dire delle cose strane. È come avere un amico un po' folle che dice cose strane, però possiamo sempre scavare da quello che dice delle pepite d'oro. E il futuro dipenderà da noi tanto quanto dalla tecnologia. Come cambieranno le università, le riviste e il modo in cui impariamo? Sarà una corsa selvaggia, ma possiamo
possiamo scommettere che le intelligenze artificiali saranno un alleato importante. Io vedo un futuro brillante, caotico e pieno di sorprese. È come essere in un film di fantascienza, solo che è la realtà. Tenetevi pronti, stiamo per vivere un'era incredibilmente emozionante. E voi, che futuro vi aspettate? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima!